Streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video che oggi è incredibilmente un mukbang. Allora, proprio premessa, se non vi piacciono i video dove la gente mangia, dove quindi vedete insomma masticazione o sentite qualche rumorino, anche se in realtà io non sto usando proprio il microfono, quello ad uopo, però se questi video vi danno fastidio, ciao, cambiate, non è fatto per voi, perché questo è un video dedicato al cibo, al cenare, insomma, pranzare e mangiare insieme. Ed oggi ho preparato questo po' di roba alla coreana. Tra l'altro anche Brunella ha fatto un video a fine, non so se li pubblicheremo insieme oppure no, comunque ve lo dico. E ho preparato questa cosa alla coreana, ho fatto una sorta di sugo di peperone piccante, che è una cosa un po' particolare, proprio con la pasta di peperone piccante che si usa proprio in Corea. E ci sono dumplings, polpette, ma soprattutto rice cakes con un sacco di formaggio che non vedo l'ora di mangiare. Dovrei utilizzare le bacchette, in realtà sono in una posizione un po' scomoda, per cui forse è meglio non rischiare. Tra l'altro, insomma, vabbè, niente, io ve lo dico a fare. Cominciamo e poi discuteremo del resto. È la prima volta che provo queste rice cakes. Ragazzi, tra l'altro è sera e il mio trucco è sopravvissuto a una giornata di 12 ore, quindi comincio a vedere che sono estremamente lucida, ma non avevo davvero voglia di ripassare il trucco, quindi non ci fate troppo caso. Dicevo, queste rice cake le volevo sempre, sempre, sempre provare un sacco, perché le vedo mangiare tantissimo nei video di mukbang che seguo. Sono video per lo più di persone coreane. Sì, in genere seguo soprattutto coreani che fanno mukbang. E mangiano sempre, 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 sempre queste rice cake preparate con questa stessa salsa fatta con la pasta di peperone piccante con un sacco di formaggio. Brunella invece le ha fatte anche lei, però le ha fatte col sugo, quindi le ha fatte tipo una versione italianizzata. Rice cake orientale con il sugo di pomodoro, sembrava un po' una cosa di gnocchi. Qua invece si sente che il sapore è decisamente più estero, più orientale. Insomma, buone tutte e due le versioni, secondo me. È stata una lunga giornata. E al passaggio di una lunga giornata, la fame arriva. Quello che vi stavo dicendo all'inizio è, per favore, non badate troppo le mie maniere da tavola, che in genere sono migliori quando mangio con le persone normalmente, però mi rendo conto che qua è un po' difficile, insomma, per esempio queste cose le devo per forza mordere dalla forchetta, che non sarà estremamente ladylike, però per forza. I dumplings, secondo me, non sono proprio quelli della categoria giusta, perché non li ho comprati proprio al negozio coreano, però insomma, possono passare. Tra l'altro li ho fatti al forno, per non farli tipo con l'olio, quindi non sono neanche fatti proprio con tutti i crismi, però dai. Che il formaggio stesse così bene con tanta roba piccante. Parliamo di cose serie, ragazzi. Video mukbang. Perché ho detto mukbang? Si dice mukbang perché è una parola orientale, non è una parola inglese. Video mukbang. Li odiate? Li amate? Vi fanno schifo? Vi fanno rabbia? Vi dà fastidio vedere la gente mangiare? Secondo me è una cosa un po' particolare, perché nella vita di tutti i giorni vedere una persona che mangia
sentire i rumori soprattutto può dare fastidio normalmente, però diciamo che in origine questi video sono nati per tenere compagnia alle persone che mangiavano da sole. Proprio all'origine, quindi insomma secondo me non è neanche una cosa negativa. Io diciamo che quando sono a tavola, normalmente, sono una di quelle persone che hanno molto la puzza sotto al naso. Odio le persone che hanno cattive maniere a tavola. Però mi rendo conto che è difficile portare quel tipo di maniere in un video del genere. E incredibilmente, non vengo... Quando guardo questi video, questo genere di video, quelli orientali però, perché a me piacciono quelli orientali, non vengo disturbata, mentre per esempio quelli magari già più di alcune persone occidentali mi danno fastidio, ma quelli orientali no. Anche quelli dove si sente tantissimo il risucchio dei noodles o cose del genere non mi danno fastidio, perché alla fine la vivo come una cosa più normale, tra virgolette. Non so se vi è mai capitato di andare per esempio in un ristorante giapponese dove si mangia ramen. Se andate in un ristorante giapponese proprio vero, trovate un sacco di gente che comunque quando mangia anche al ristorante si sente libera di fare, perché nella cultura orientale non è sbagliato, anzi è il modo in cui si fa. È un poco come il discorso del tè qui in Inghilterra, il modo corretto di bere il tè è facendo un po' di sippi sippi, di che si senta, insomma. Quindi sono differenze culturali anche lì, comunque non mi dà fastidio in quel caso. Le polpette non so quanto siano azzeccate, però non sono male. Ovviamente sto anche mangiando con la bocca piena, ragazzi, perché sì. E mi sto già cominciando a riempire, ma vabbè, non importa. Qual è il vostro cibo orientale preferito? Io sono contentissima di aver scoperto queste rice cake, perché sicuramente le rifarò, sicuramente le farò anche in altri modi. Mi sembrano molto gustose, quindi se entrate in un negozio coreano, ma penso che abbiano anche negozi giapponesi e cinesi, provatele assolutamente perché meritano. E come vi dicevo prima, si possono cucinare un po' anche più all'italiana, se magari la cucina troppo orientale non mi fa impazzire. Voi questo genere di video, se guardate video mukbang, li guardate quando state mangiando, quando non state mangiando e vorreste mangiare? C'è un momento specifico per questo genere di video? Non lo so, magari a volte li guardo quando avrei voglia di mangiare delle cose ma non le posso mangiare e quindi in un certo senso mi sazio semplicemente così guardando. E devo dire che sicuramente tra le persone che fanno questo genere di video, che io seguo, quelle orientali, vi dicevo soprattutto, quelle che preferisco sono quelle che mangiano in maniera più carnale, proprio in maniera materiale, ragazzi. Ci sono delle ragazze che mangiano proprio con la forza, e quei video mi piacciono tantissimo. Che, cioè, veramente, se ci penso, è completamente una cosa che al di fuori di YouTube non avrei mai... Non lo so, non mi immaginavo che potesse piacere. Devo anche dire che
che man mano che uno mangia questa salsa fatta con la pasta di peperone piccante, diventa migliore. È un sapore che, come si dice, ti cresce nell'anima. Sono curiosa di sapere se poteste mangiare in questo momento qualunque cosa, che cosa sarebbe? Io mi sento piena. Non so come fanno quelle ragazze che veramente mangiano. Tipo queste scodelle le riempiono. 3-4 confezioni di noodles in una volta. Poi sono anche magre, caspita, sono anche magre. No, lo so. Momento, bibita. Sarebbe più signorile metterla in un bicchiere, ma vabbè. Ora mi dovete dire una cosa però, a parte che io quando bevo la Coca-Cola ho sempre da piangere dopo, ma vabbè. Mi dite perché questo genere di Coca-Cola non si trova in Italia, che quella che non ha la caffeina e non ha neanche lo zucchero? Perché io non bevo bevande con la caffeina, perché sennò praticamente impazzisco. La caffeina ha un bruttissimo effetto su di me, non, ne bevo poca poca e non dormo per una vita e quindi non la bevo tantissimo io questa roba. Quando posso evito, però per esempio in estate, quando fa molto caldo, fa piacere berla. Però quando vengo in Italia non la trovo mai, trovo soltanto la Coca Zero, la Coca, insomma, light, quelle senza calorie, però quelle senza caffeina, c'è però lo zucchero, quindi non va bene lo stesso. Questa impressione che Brunella nel suo video sia riuscita a mangiare più di me. Alla fine è riuscita a mangiare più di me. Un'altra cosa che non avrei mai imparato se non avessi guardato i video mukbang orientali è il fatto che molte di queste ragazze coreane proprio ci mettono su questo genere di cose fatte con questa pasta di peperoncino, proprio sulle rice cake, ma anche su tante altre cose, mettono un casino di formaggio, che è una cosa che non so perché nella mia mente io non associo alla cucina orientale, ma più alla cucina italiana in generale, e invece loro ci mettono tantissimo formaggio sopra, e secondo me dà un tocco veramente particolare al tutto in più. Devo dire che prossimamente mi piacerebbe girare un mukbang mangiando, per esempio, fish and chips. Pizza, la pizza inglese, insomma, che è particolare, magari anche da vedere per voi. Però, per esempio, su quello della pizza ho paura. Perché là, veramente, a un certo punto, dopo una certa quantità, io non so come faccio la gente che se la scofana, però. Le pizze inglesi non sono come quelle italiane, sono completamente diverse, anche la pasta e tutto. Quindi, di quella italiana me ne posso mangiare anche due. Di quella inglese no. Ragazzi miei, mi sa che sto raggiungendo veramente il limite.
È un po' una vergogna perché dovrei avere uno stomaco superiore, però cioè, non voglio neanche finire per forza tutto. Quello che avanza preferisco tenerlo per domani, lo metto da parte e lo mangio poi a pranzo, però questa cosa che uno si deve per forza ingozzare perché per finire il video deve fare tutto, secondo me no, anche no, non mi va proprio. Ragazzi, mi sa che mi fermo proprio qui. Con questo nel piatto ancora. Però giuro che non ce la faccio. Non mi entra davvero più di tanto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Se l'avete odiato o se l'avete trovato passabile. Se vi interessa vedere degli altri video dove mangiamo in compagnia. Io intanto sto cominciando comunque a diventare ancora un po' più rossa a causa del peperoncino, insomma. Poi, che cosa vorreste magari avere come argomenti di conversazione durante un video del genere? Sempre qualcosa di fantasmi, qualche storia strana? Fatemelo sapere. Lasciatemi un commento qui sotto con tutti quanti i vostri suggerimenti. Io mi fermo qui. Come al solito vi aspetto anche su Instagram. Mi trovate come Alra Kairam, cioè Maria Carla al contrario. Mi si sta otturando il naso, non so per quale motivo. Commentate se vi va, condividete il video, iscrivetevi, attivate le notifiche cliccando sulla campanella. E noi ci vediamo davvero la prossima volta. Ragazzi, comincia a fare caldo, è il peperoncino. Ciao! Ciao a tutti, grazie per essere stati con me.